Ha ballato, cantato e conosciuto la struttura che per tutta l'estate ospiterà decine di bambini di Mater Dei e non solo. Il ministro per la famiglia, Elena Bonetti, è stata in visita al centro Movid 20 aperti per ferie. La struttura, sita in vico lungo Sant'Agostino degli Scalzi, è dotata di ogni comfort ludico per i più piccoli, dai giochi al bar con pane e Nutella, da una capretta per la fattoria didattica al tavolo da ping pong. I bambini impareranno giocando anche la cura del verde e a coltivare pomodori e ortaggi, ad accogliere la ministra Gianfranco Wurzburger. Sì, sicuramente, diciamo un'estate particolare perché i bambini sono rimasti a casa chiusi e quindi avere questo spazio, questo polmone verde a loro disposizione è veramente una grande gioia. La visita del ministro ci inorgoglisce e tra l'altro possiamo dire con orgoglio anche noi che siamo stati tra i primi a seguire le linee guida del ministro per quanto riguarda le misure di sicurezza rispetto ai campi estivi. I nostri bambini di solito sono molti di più, quindi abbiamo dovuto contenere, diciamo, le iscrizioni. Ci limitiamo a 50 bambini, la cosa che possiamo dire è che non finirà a luglio, ma continueremo le nostre attività fino all'apertura delle scuole. C'è molto da fare per reperire a Napoli spazi per i più piccoli, questo è il pensiero della ministra Bonetti. Questo è un tema grande, è un tema che interessa questa città, è un tema che interessa in realtà tante città. Noi abbiamo scoperto durante la pandemia, durante il lockdown, quanto è importante la progettazione anche dei luoghi, dalle case ai luoghi aperti. Ecco perché stiamo promuovendo progetti col mio ministero che si rivolgono a innovazione anche nell'educazione all'aperto. Ecco perché è importante costruire luoghi che siano essi stessi luoghi che sanno educare in modo positivo i bambini e i giovani.